Sanità, approvata la proposta di risoluzione contro le aggressioni al personale, l'atto è passato a maggioranza con i voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto Merito e Lealtà, contrari Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Economia, settore moda, mozione all'unanimità per contrastare la crisi. L'atto di indirizzo, che chiede azioni di intervento alla Regione e al Governo nazionale, è stato sottoscritto da tutti i capigruppo. Enogastronomia, Osterie d'Italia 2025, la Toscana ancora sul podio, presentato il manuale del mangiar bene all'italiana. Approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale della Toscana la proposta di risoluzione in merito alle azioni di contrasto al fenomeno delle aggressioni nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie. L'atto, presentato su iniziativa della Commissione Sanità, ha ricevuto 23 voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto, Merito e Lealtà, 11 i voti contrari di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia. La proposta di risoluzione recepisce l'emendamento presentato dai consiglieri Giovanni Galli della Lega e Andrea Ulmi del Gruppo Misto Merito e Lealtà, respinti invece dall'Aula gli atti collegati, l'ordine del giorno presentato da Diego Petrucci di Fratelli d'Italia e la mozione a firma del portavoce delle opposizioni Marco Landi della Lega. A illustrare la proposta di risoluzione il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni del PD. Beh, intanto questa risoluzione non è un atto nato così, ma nasce da una duplice audizione che noi abbiamo fatto prima a maggio 2023 e poi a settembre 2024 proprio con le aziende e con gli operatori per verificare cosa era stato fatto in quest'arco temporale. E dall'audizione dei direttori di tutti i soggetti sono venute fuori alcune indicazioni precise, perché poi questo tema è un tema che si presta o a propaganda politica o a analisi concreta. E nell'analisi concreta le misure da fare e che sono in corso di implementazione sono dal lato della Regione l'informazione ai cittadini, la formazione degli operatori sulla parte anche di come gestire il momento delle aggressioni, la parte infrastrutturale. La Regione ha da una parte dal 2018 un osservatorio regionale che monitora tutti i casi di violenza in Regione. Con la delibera dello scorso anno sono stati investiti 2 milioni di euro per investimenti infrastrutturali, vogliono dire videosorveglianza, strumenti per tutelare la sicurezza, pulsanti per chiedere l'emergenza, e le aziende hanno monitorato tutti i punti dove vi è un rischio oggettivo stanno implementando una serie di investimenti finanziati dalla Regione che possa mettere a sicurezza i presidi. Poi c'è la parte della tutela e dell'ordine pubblico. La Regione paga i vigilantes, le guardie giurate che controllano quello che possono fare, quindi fanno una parte dissuasiva e si spende qualche milione d'euro che rientra nel Fondo Sanitario Nazionale e che lo Stato non ha mai dato neanche un euro per questo tema, però noi su questo non abbiamo fatto neanche polemica, diciamo la Regione deve continuare a spendere quei soldi, però abbiamo chiesto una cosa che è banale, e cioè che lo Stato eserciti il proprio compito di soggetto che tutela l'ordine e la sicurezza pubblica, che non può essere fatto se non dalle forze della polizia. Un vigilante non può impedire a una persona, anche se l'avesse agitata, di entrare in un presidio sanitario, lo può fare un poliziotto. E allora chiediamo che venga fatti su tutta la Regione Toscana quegli accordi che in alcune zone, penso alla prefettura di Pisa, ha fatto in maniera egregia, venga fatto su tutto il territorio, per cui il governo insieme ai rappresentanti territoriali e questori stabiliscano quali sono le forze dell'ordine che possono garantire questa che è una competenza statale. Noi non chiediamo allo Stato di fare cose della Regione, chiediamo allo Stato di fare quel pezzo che è loro. E poi c'è il tema della tutela legale degli operatori. Quando uno ha subito violenza deve avere un'assistenza legale. Su questo in Toscana c'è una situazione molto eterogenea, chiediamo che si dia il massimo di tutela legale anche per la costituzione di parte civile nei processi per gli operatori sociosanitari della nostra regione, e chiediamo che questo venga omogeneizzato. Queste sono le misure che mettiamo lì e sono le misure che si possono mettere in alto. Per il resto sono propaganda, e noi abbiamo scelto di non fare propaganda, ma di svolgere e di far svolgere al Consiglio regionale
un ruolo di indirizzo su questioni concrete, condivise anche con le parti sociali. Dall'altra parte, purtroppo, anche chi aveva collaborato in Commissione nella fase finale ha dovuto aderire a quel teatrino che ormai spesso la politica è e fare dichiarazioni che non c'entra niente con la tutela degli operatori sanitari, ai quali non bisogna solo dire che siamo dispiaciuti quando succede un evento, ma bisogna implementare ognuno per il proprio ruolo misure concrete. Questo stiamo facendo noi, questo è l'indirizzo che il Consiglio a maggioranza ha dato oggi. Ad aprire il dibattito in aula, Andrea Ulmi, che ha evidenziato come la proposta di risoluzione riguardi un argomento che deve superare le diatribe ideologiche. Ho votato a favore fin dalla commissione perché ritengo che sia un punto nodale per un'attività che è già molto pesante per i medici, quindi avere addirittura una spada di Damocle di possibili aggressioni va assolutamente combattuta. In realtà sia a livello nazionale che a livello regionale ci sono le delibere che in qualche modo proteggono i nostri sanitari, perché tutto sommato la regione ha già focalizzato l'attenzione su questo problema, bisogna solo metterle in pratica. Diego Petrucci di Fratelli d'Italia ha parlato di un documento fazioso, demagogico e strumentale che non siamo disponibili a condividere, ha detto. Occorre una mappatura di quali sono i poli ospedalieri esposti, quali i reparti esposti, quali i giorni della settimana e le fasce orarie maggiormente esposte. Partendo da lì possiamo chiedere e di declinare la presenza delle forze di sicurezza. Quindi è chiaro che nei reparti più esposti, nelle fasce orarie più esposte, possiamo chiedere e pretendere la presenza delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri. A mio giudizio il venerdì e il sabato sera in 4, 5, 6 pronto soccorsi in Toscana particolarmente. In altri possiamo avere la presenza della polizia privata con altre regole di ingaggio, i buttafuori nelle discoteche, gli agenti di sicurezza davanti alle gioiellerie hanno regole di ingaggio differenti e noi possiamo chiedere e pretendere all'interno di un quadro normativo che è dato che ci siano regole di ingaggio differenti nei pronto soccorsi. La videosorveglianza H24, ma se non si parte da lì è difficile chiedere la presenza di polizia e carabinieri. Non è pensabile di mettere polizia e carabinieri, non servirebbe tra l'altro per fortuna, in tutti gli ospedali della Toscana 7 giorni su 7 H24. Pensiamo che la maggioranza non abbia avuto un atteggiamento serio, non si è presentato l'assessore regionale della sanità su un tema come questo che affligge il nostro personale sanitario, quello più generoso, quello che nonostante tutto continua a lavorare nei pronto soccorso, quello che nonostante tutto fa le notti il venerdì e il sabato nei pronto soccorso. Ci voleva anche una presenza dell'assessore Vezzini, l'assessore della sanità, se non altro per esprimere solidarietà. Noi diciamo grazie a queste donne, a questi uomini, agli OSS, agli infermieri, ai medici. Ci sarebbe sembrato giusto che fossero presenti oggi il governatore Gianni, l'assessore alla sanità, su una discussione come questa che va avanti da mesi. E poi manca la mappatura, questa mappatura che è fondamentale per poter stabilire dove, quando e come difendere i tanti medici, i tanti infermieri, i tanti operatori sanitari che lavorano anche di venerdì e di sabato notte nei nostri ospedali e nei nostri pronto soccorso. Questione di grande attualità, seria e delicata da affrontare in maniera pacata da tutti, anche abbassando i toni. Ecco in sintesi l'intervento di Stefano Scaramelli di Italia Viva. Sentiamo. Un tema di grandissima attualità, chi opera nel sistema sanitario merita tutta la tutela, tutto il rispetto e tutto il sostegno da parte delle istituzioni. La Regione Toscana entra in prima fila, impiega delle risorse, vuole tutelare gli operatori sanitari anche rispetto ai procedimenti giudiziari. Qualora si dovessero verificare delle aggressioni, l'elemento del flagrante del reato e della notizia di reato deve essere formulata in maniera tempestiva. Questo deve consentire la procedibilità immediata, perché la tutela massima deve avvenire in maniera istantanea dei nostri operatori, che devono essere tutelati
tutelati, devono essere anche garantiti, ma devono essere anche messi in sistema, messi nelle condizioni di operare in sicurezza. Per questo serve una collaborazione organica con le forze dell'ordine, servono dei presidi specifici a favore di questi interventi, perché possano essere tutelati tutti gli operatori, in particolar modo quelli che operano nei pronti soccorsi, dove l'accesso è più libero, ma anche quelli dei reparti, e a partire anche dai reparti ospedalieri ovviamente, ma anche dalla medicina territoriale e anche tutti coloro, un tema di grandissima attualità, come per esempio gli infermieri di famiglia o gli operatori sociosanitari che operano a domicilio delle persone. Servono dei meccanismi di tutela nuovi, servono risorse, elementi di garanzia, perché questo elemento di salvaguardia del personale sanitario venga preso in carico da tutte le istituzioni. Moderiamo i toni e diamo noi l'esempio nel rispetto di chi fa il proprio lavoro, ha detto Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. La nostra posizione che abbiamo espresso chiaramente in aula è a favore di questa proposta, che abbiamo ritenuto saggia, anche abbastanza pragmatica, anche se vogliamo sottolineare che il livello del dibattito in Consiglio regionale assume e sta assumendo soprattutto su argomenti di più vitale importanza come quello della sanità un atteggiamento strumentale da parte della destra. Io ho voluto riportare l'aula al senso vero del lavoro che dovremmo fare, cioè quello di cercare delle soluzioni e non di fare campagna elettorale per i prossimi 12 mesi, perché mi sembra che ciò sia veramente scorretto anche nei confronti dei cittadini che ci hanno portato in questo consesso. E questo anche per cercare di invitare i colleghi a una maggiore riflessione, ad abbassare lo scontro, perché quello che noi assistiamo oggi nelle aggressioni ai sanitari, e non riguarda soltanto la Toscana ma tutto il territorio nazionale, a mio avviso è frutto di problemi diversi, non solo problemi legati alla sanità, ma a un disagio sociale evidente che si manifesta di fronte alle più piccole e gravi anche difficoltà nella reazione violenta, spesso imprevedibile, verso i nostri operatori sanitari, che hanno perso di autorevolezza, ma il continuo scontro fra istituzioni non porta a un buon esempio, soprattutto anche verso questi cittadini che hanno magari meno strumenti culturali. Quindi noi dovremmo essere i primi a collaborare con il governo, perché la sanità non è solo competenza della regione ma anche del governo, e l'interesse collettivo dovrebbe essere superiore alla politica di partito. A mio avviso i toni che si usano in quest'aula sono troppo spesso eccessivi e veramente al di là dell'opportunità anche politica che un consigliere regionale dovrebbe tenere. Abbiamo sempre affrontato questo tema con spirito di vicinanza e collaborazione, ma credo non si possa arrivare ad alcuna soluzione con questa proposta di risoluzione, ha detto Elena Meini della Lega. Sì, un tema di grande attualità, un tema serio e un tema che va affrontato in maniera responsabile, come sempre la Lega ha fatto in questi 4 anni di mandato. Una proposta di risoluzione che non ci convince principalmente perché non abbiamo coscienza e consapevolezza di come siano stati, e se soprattutto siano stati ad oggi, mappati gli ospedali toscani. Non sappiamo quali sono gli ospedali più critici, le aree più critiche, i reparti più critici, gli orari e i giorni più critici in cui dover chiedere, e noi non ci siamo mai nascosti dietro a questo, lo abbiamo fatto su tantissime tematiche, lo faremo anche dopo nella prosecuzione del Consiglio sul settore moda, chiedere aiuto al governo, perché noi riteniamo che anche il governo debba fare la propria parte, però quando si chiede aiuto al governo dobbiamo anche dare delle linee di indirizzo chiare. Si chiede aiuto al governo per siglare degli accordi con la polizia e con tutte le forze dell'ordine, per quali ospedali non lo sappiamo, in quali orari e non lo sappiamo, per quante risorse e non lo sappiamo. Hanno detto di aver stanziato, e ci sono, più di 2 milioni per le telecamere, non sappiamo se e quando e dove verranno installate queste telecamere.
Hanno costruito un osservatorio che ha semplicemente prodotto, riprendendo quelle che sono state le denunce degli operatori sanitari, riprendendo le denunce e facendo un focus. Ecco, c'è molto di più dietro a questo, c'è un'analisi più completa e più complessa che il Consiglio regionale deve fare su un tema delicato come quello, partendo sicuramente dalla vicinanza a tutti quei medici e infermieri che purtroppo hanno subito delle aggressioni, ma dobbiamo andare oltre. Noi non ci siamo nascosti dietro al contributo che il governo nazionale deve dare, ma sicuramente ci deve essere una chiarezza da parte della Regione su quale strada vuole intraprendere su questo settore. Sono stati portati ad esempio anche altre regioni. È vero, il tema sanitario e il tema delle aggressioni negli ospedali sanitari non è un tema prettamente toscano, è un tema che riguarda tantissime altre regioni e ne sono gli esempi e le cronache che abbiamo modo di leggere tutti i giorni. Però abbiamo visto che anche in altre regioni ci sono stati degli interventi precisi e puntuali. Il Veneto ha mappato interamente il territorio, ha creato una task force per insegnare anche e far istruire medici e infermieri su come improntarsi e approcciarsi nel momento in cui avvengono delle aggressioni all'interno degli ospedali, ha già inserito tantissime telecamere, tantissimi bottoni di emergenza, ha investito molte più risorse e tante altre, anche l'Emilia-Romagna ha fatto degli investimenti importanti su questo. Ecco, la proposta di risoluzione non ci convince perché non abbiamo capito se non quella della mera strumentalizzazione politica di dire ulteriormente il governo deve fare perché il governo è di un colore diverso, non abbiamo capito qual è la direzione che invece la Regione Toscana vuole intraprendere su un problema serio come questo. Mettere in campo una serie di azioni affinché il governo nazionale da una parte e la Regione Toscana dall'altra producano politiche capaci di frenare la grave crisi del settore moda e di porre le basi per il suo rilancio. È quanto prevede la lunga e dettagliata impegnativa della mozione, sottoscritta da tutti i gruppi, che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità dopo l'incontro con i rappresentanti sindacali dei lavoratori del sistema moda, in grave difficoltà economica e con un incremento costante di ricorso alla cassa integrazione ormai da parecchi mesi, e per chiedere che si attivino politiche per garantirne l'esistenza futura. Secondo Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, della crisi, oltre che le cause di livello internazionali, deve ritenersi responsabile chi per anni ha governato il territorio e non si è occupato del fenomeno del sommerso. Sì, noi ci aspettavamo intanto che fosse presente l'assessore Nardini, la quale non interpreta il proprio ruolo facendo opposizione al governo, ma noi non pensiamo che sia quella funzione di un assessore regionale al lavoro che dovrebbe occuparsi di questa crisi, venendo a dirci quanti soldi ha messo in campo la Regione Toscana per contrastare la crisi del settore moda, che è un settore strategico a livello regionale, quali iniziative da un punto di vista di formazione, da un punto di vista di permettere alle aziende di poter rimanere insediate sul nostro territorio. L'assessore fa o tenta di fare il parlamentare di opposizione, ma il suo ruolo, ahimè, ai noi per la Toscana, è un altro, è quello di governare questa regione. Dopodiché noi diciamo che se siamo arrivati a questo punto ci sono delle responsabilità politiche importanti. Il settore soffre sicuramente di una crisi che viene da fuori, di una crisi internazionale, ma le aziende del settore moda sono arrivate a questa crisi fiaccate da una concorrenza sleale fatta da tantissime aziende abusive, da tantissimo sommerso che succedeva nel bandone accanto. Nelle aziende italiane si rispettavano leggi, regole, regolamenti, leggine, norme e via dicendo, e nel bandone accanto c'era chi poteva fare le stesse cose, concorrere sullo stesso mercato, infischiandosene di quelle regole, calpestando qualsiasi norma sui diritti dei lavoratori. La sinistra, i sindacati se ne sono dovuti accorgere quando ci sono stati pestaggi per mano dei picchiatori mandati da alcuni datori di lavoro. In questi anni non si erano accorti di quello che stava succedendo nella Piana Fiorentina, a Prato, nelle zone del tessile e della moda. Ecco, se siamo arrivati a questo punto ci sono delle responsabilità politiche ben definite, che hanno un nome e un cognome, si chiama sinistra, si chiama Partito Democratico, significa aver girato la faccia dall'altra parte in tutti questi anni nei quali le ditte italiane del settore moda venivano fiaccate, devastate da concorrenza sleale che veniva fatta nel bandone accanto.
capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli ha sottolineato lo sforzo unitario di sintesi che ha prodotto il documento e che riconosce ciò che è stato fatto sia al governo che alla regione. Credo sia stato un bel gesto la capacità della politica di unirsi dopo aver ascoltato i rappresentanti dei lavoratori del settore moda che ieri manifestavano per cercare di sostenere questo settore e cercare di aiutare le imprese a superare questa crisi e quindi a continuare a dare occupazione. La sintesi di questa collaborazione, che ha visto un voto unanime di tutto il Consiglio, è racchiusa in un documento dove, accanto alla solidarietà ai lavoratori, si richiede un impegno forte alla Regione Toscana per quanto riguarda le sue competenze, vale a dire le politiche attive, quindi tutte le misure atte a sostenere l'innovazione di processo, a sostenere la possibilità di aggregazione delle imprese, quindi a creare le condizioni affinché il prodotto che loro offriranno al mercato possa essere un prodotto che recupera competitività. Le altre richieste invece sono rivolte al governo e sono richieste che riguardano il prolungamento degli ammortizzatori sociali, l'allungamento e l'allargamento a tutti i lavoratori della filiera della moda, della possibilità di avere cassa integrazione, il favorire e mettere a disposizione strumenti di sostegno al credito per quanto riguarda le imprese che si trovano in difficoltà, la creazione di un tavolo fra il Ministero delle Politiche Sociali e il Ministero del Lavoro. Quindi direi che su questo c'è stato un'unione di intenti e credo che sia doveroso nel momento in cui c'è da difendere e cercare di creare le condizioni per il rilancio di un settore che per quanto riguarda la Toscana è fondamentale. Sono oltre 110.000 gli occupati, ma soprattutto la moda è anche quel brand che fa conoscere la Toscana nel mondo. Quindi speriamo veramente che a questa unità di intenti seguano poi anche delle misure concrete che sono racchiuse nelle richieste che abbiamo fatto attraverso questo documento. Marco Stella di Forza Italia ha detto che la crisi ha cause molteplici e non servono contrapposizioni. Noi abbiamo chiesto semplicemente l'inversione dell'ordine del giorno, facoltà dei presidenti dei gruppi, per mettere al primo punto dell'ordine del giorno la discussione sulla crisi del sistema moda. Anche perché abbiamo la consapevolezza, ci stiamo domandando, ma il consulente del presidente Gianni al lavoro, che ha un bellissimo stipendio, siccome abbiamo detto i consiglieri regionali hanno un bellissimo, c'ha un bellissimo stipendio, da due anni a questa parte, c'ha 30 tavoli di crisi aperti, fra i quali quello del distretto della moda, cosa ha fatto? Abbiamo la consapevolezza che il governo ha attivato immediatamente la cassa integrazione, 8 settimane di cassa integrazione per dare una risposta immediata, è del tutto evidente che nelle more delle risorse del bilancio dello Stato attiveremo anche per il 2025, qualora ve ne fosse bisogno, la cassa integrazione per sostenere i distretti industriali toscani, ma il tema vero è che la regione toscana cosa ha fatto? La risposta è niente, non solo non ha fatto niente, non vuole nemmeno discutere del tema, dicendoci abbiamo bisogno del tempo. Il tempo è scaduto per le famiglie, per i lavoratori che sono in cassa integrazione, e noi abbiamo consapevolezza che da un lato il governo e il centrodestra sta mettendo in atto tutte le pratiche di politica industriale, perché senza l'impresa e senza gli imprenditori non ci sarebbero i lavoratori e non ci sarebbero i dipendenti, che sono parte fondamentale del processo produttivo. Quindi il centrodestra è a sostegno delle imprese e dei lavoratori, di là la sinistra è latente, cioè in questa regione non c'è, e quando c'è un problema non sa altro che dire parlate con il governo nazionale. Allora, noi a questo non ci stiamo,
Domani, fra l'altro, ci sono le mozioni più strane, terzo Reich, guerra da un lato, guerra dall'altro, ricorrenze del 1800, i medici, cioè tutto ciò che non interessano le donne toscane, gli uomini toscani e le imprese della Toscana. Ecco perché domani, se non discuteremo dei problemi reali di questa regione, i consiglieri del centrodestra faranno quello per il quale i cittadini ci hanno votato, cioè andranno nelle aziende, incontreranno i lavoratori, incontreranno gli imprenditori, porteranno le risposte che il governo ha già messo in atto e si faranno dire quali sono i temi sui quali la regione dovrebbe lavorare. Per esempio la cassa integrazione regionale. Molte regioni lo stanno facendo, non si capisce perché la regione toscana non lo fa. Non c'è scritto da nessuna parte che la regione non può fare la cassa integrazione. Vorrei ricordare che il governatore Gianni, cioè la sinistra, in questa regione ha portato l'aumento più alto in assoluto dell'aliquota IRPEF, una stangata regionale da 250 milioni di euro. Allora un po' di quei soldi potrebbero usati per fare la cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori che in questo momento sono in difficoltà. Il Consiglio è convocato, basta che i capigruppi siano d'accordo, che si porti una mozione che ha per oggetto la crisi del sistema moda e che si discuta su quella mozione facendo un ragionamento più ampio. Ci è stato detto, facciamolo fra 15 giorni, convochiamo le parti sociali, convochiamo Confindustria, addirittura ci è stato detto convochiamo pure il ministro competente, poi noi diciamo convochiamo pure il ministro della Repubblica e siccome anche il presidente eletto Trump almeno si fa una bella filiera istituzionale. Allora, chi è che deve discutere di queste questioni? I consiglieri regionali. Chi è che deve dare le risposte? Il governatore di questa regione. Noi vogliamo discutere dei problemi reali. Siccome il governo ha già dato la risposta, qual è la risposta della regione? Ad oggi la sinistra non ha messo nemmeno un centesimo in campo. Il nostro dovere, ha detto Elena Bellini della Lega, è quello di provare a fare qualcosa per scongiurare il disastro del settore moda. Un dovere politico da parte di tutte le forze politiche che rappresentano il Consiglio regionale, un dovere dopo aver ascoltato ieri i sindacati, un dovere che arriva però da lontano, perché la seconda commissione su mia sollecitazione si era già occupata più volte della crisi del settore, aveva avuto modo anche di udire gli assessori ed iniziare un percorso appunto per cercare di dare un contributo attivo e fattivo su questa crisi. Una mozione appunto che va su due binari paralleli, il binario del breve periodo e quindi senza far nascondere quello che deve fare il governo e quindi oltre alle 8 settimane di cassa integrazione che ha già confermato per il 2024 fare un ulteriore passo in avanti anche per il 2025, quindi un ulteriore aiuto per tutte le imprese e quei lavoratori che in questo momento non sanno quale sarà il proprio futuro. E poi anche un settore più a lungo termine, oltre a quello della formazione, oltre a quello del lavoro, quindi oltre a tutte le competenze regionali, più a lungo termine la Regione Toscana deve guardare alla tutela del marchio Made in Tuscany, a degli investimenti affinché ci siano delle aggregazioni di impresa per far sì che le imprese siano più forti in un settore che in questo momento purtroppo è attaccato alle crisi nazionali, attaccato alle crisi internazionali, attaccato al tema della guerra, al tema dell'energia e poi anche quello dei comunicare e portare lontano quello che è il Made in Tuscany, quello che è il bene più prezioso che noi abbiamo, il nostro artigianato, la tutela delle nostre aziende, di un settore ed un comparto che è fondamentale per l'andamento e lo sviluppo di tutta la Toscana. Quindi stare al fianco dei lavoratori e delle imprese, ma guardare anche lontano, accompagnandole in uno sviluppo in termini anche di bandi europei, in uno sviluppo di aggregazione e in uno sviluppo più comprensivo di quello che è tutto il mondo imprenditoriale toscano, per guardare lontano e sperando che questa crisi si risolva nel più breve periodo possibile. Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle ha definito la crisi del settore moda epocale e la dimostrazione è che non ci si può affidare alle sole leggi del mercato. Stiamo parlando in Consiglio regionale e abbiamo presentato un atto congiunto proprio per far fronte ai problemi gravissimi dei lavoratori di questo settore e devo dire mi ha fatto molto piacere ascoltare le parole sia di Forza Italia che della Lega riguardo al fatto, e lo dico in senso ironico, che la Regione debba fare qualcosa, perché queste parole le prendo
diciamo, come faro nella presentazione della mia proposta di legge di prossima discussione sulla costituzione dei consorzi di sviluppo industriale, cioè la sottoscritta insieme al Presidente della Commissione Sviluppo Economico e al Partito Democratico, nella persona del suo capogruppo Vincenzo Ceccarelli, ha portato alla redazione di una proposta di legge che cerca proprio di dare una proposta, una risposta ai settori in crisi, a cominciare dall'automotive, ma teniamo ben presente che quello che ci aspetta è una stagione di grandi crisi industriali, perché appunto il mondo sta attraversando una grande crisi dovuta a molteplici fattori, quindi coloro che oggi auspicano un intervento della regione in proposte, oltre che nel cercare di tamponare la crisi attuale, spero che li vedrà concordi nell'approvare una proposta di legge che offre appunto una cornice legislativa capace di dare delle risposte a delle crisi aziendali. Adesso sentiamo il commento di Vittorio Fanzozzi di Fratelli d'Italia. Noi ci è sembrato il minimo la proposta che ha fatto il Presidente Stella di fronte a una manifestazione unitaria che abbiamo accolto qui all'interno del Consiglio, rimanendo un po' esterrefatti di fronte all'insufficienza della risposta fornita dall'assessore, che si è messo a fare una cronologia della corrispondenza con gli uffici governativi, rimproverando l'opposizione nei tentativi che ha fatto di dare interlocuzione a questo settore nei confronti del governo, in considerazione del fatto che questa opposizione non rimane inattiva e inoperante, e la richiesta fatta appunto ci consentirebbe domani di approfondire quello che ci è stato richiesto anche dalle sigle sindacali, che si aspettavano e si aspetterebbero da parte nostra un surplus di proposta per affrontare non soltanto l'immediato di questa crisi, ma anche la prospettiva, cioè che fine fa questo comparto, dov'è questo comparto tra un anno, tra due anni. Quindi possiamo tranquillamente rimandare le mozioni che riguardano il Terzo Reich nel 2024, piuttosto che il congedo mestruale, con tutto il rispetto della problematica, o della problematica che riguarda il sottosegretario Gemmato, e cercare per un attimo di dare la precedenza ai toscani. Sentiamo le parole di Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale. Avevo preso un impegno ieri con le lavoratrici, i lavoratori, con i sindacati che hanno scioperato. L'impegno era quello di cercare di uscire con una posizione unitaria che prenda impegni della regione, ma che anche chieda impegni al governo. Non è il tempo della campagna elettorale, è il tempo di dare risposte a quelle lavoratrici e quei lavoratori che rischiano davvero di perdere il lavoro. Dobbiamo fare in modo che il governo rifinanzi la cassa integrazione anche dopo le 8 settimane previste per quest'anno. La regione deve costruire condizioni per sostenere le imprese del comparto della moda. Oggi a soffrire di più sono le imprese che lavorano nella filiera più bassa e sono soprattutto quelle lavoratrici e quei lavoratori che rappresentano un patrimonio unico a livello nazionale e internazionale. Compito nostro delle istituzioni è mandare un messaggio forte di unità, così come hanno fatto i sindacati, e sono orgoglioso che l'Assemblea legislativa abbia accolto la mia proposta e l'abbia trasformata in un atto concreto. E adesso il commento da parte di Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana. Un momento molto importante, esprimo la mia solidarietà a tutte le maestranze, ai loro rappresentanti, ovvero le organizzazioni sindacali che stamani hanno organizzato una manifestazione composta, con obiettivi chiari e con la capacità di sottolineare quello che è necessario dal loro punto di vista, ma che è largamente condivisibile. La Regione si impegna con forza al loro fianco e devo dire che proprio per questo ho convocato per lunedì 18 alle 9 il tavolo della moda, dove i temi che stamani sono stati sollevati con la manifestazione verranno affrontati nella loro puntualità. La Regione si impegnerà a fondo sia sul piano della formazione, quindi della ricerca di risorse per poter attraverso il canale della formazione dare delle indicazioni forti rispetto a un aiuto e un sostegno al settore moda, in secondo luogo con la richiesta al governo di ammortizzare
ammortizzatori sociali sui quali è necessario in una situazione di crisi come questa, e sul piano della ricerca di finalizzazione, di incentivi alle imprese attraverso quei fondi che attraverso i bandi arrivano da quello che io chiamo i fondi tosco europei, ovvero fondi cofinanziati fra Regione e Unione Europea, e che possano indirizzarsi non alla generalità delle imprese sul piano della ricerca e sviluppo, sul piano dell'innovazione tecnologica, ma invece possano essere dedicati in modo specifico al comparto, in modo da sostenere l'attività delle imprese. La Toscana si conferma ancora una volta terra di tradizioni enogastronomiche e con grande attenzione ai principi della sostenibilità, e rimane sul podio nel sussidiario di Slow Food Osterie d'Italia 2025. 132 le osterie toscane presenti, 20 le novità, 27 le chiocciole assegnate, di cui 4 nuove, 71 bottiglie premiate e 12 riconoscimenti bere bene per bevande non enologiche. Questi i numeri della nostra regione raccontati nella 35esima edizione della storica guida del Mangiar Bene all'Italiana, presentata nella sede del Consiglio regionale della Toscana. Presentare in Consiglio regionale Osterie d'Italia 2025 è un modo per dire grazie ai tanti ristoratori e ristoratrici toscane che ogni giorno con impegno, passione e dedizione fanno conoscere ai cittadini del mondo le qualità enogastronomiche della nostra terra, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Bello essere oggi qui in Consiglio regionale, poter presentare Osterie d'Italia 2025. È un modo per dire grazie ai tanti ristoratori, alle tante ristoratrici che ogni giorno con impegno, passione, dedizione, con tanta fatica in un tempo come questo, provano a far conoscere ai cittadini del mondo le qualità enogastronomiche della nostra terra. La Toscana è terra di arte, terra di cultura, è terra di bellezza, ma è anche terra di buon cibo e di ottima ristorazione. E sapere che qui vengono raccolte tutte le migliori osterie della Toscana è un gran regalo che facciamo ai cittadini del mondo che vengono a conoscere la nostra terra. Marco Landi della Lega ha affermato come per lui sia un onore essere promotore della presentazione in Regione Toscana di Osterie d'Italia per il terzo anno consecutivo. Per me è un grandissimo onore e orgoglio essere arrivato come promotore della presentazione in Regione Toscana della guida Osterie d'Italia. È il terzo anno che lo facciamo qui in Regione, stasera tra l'altro ci sarà anche un evento culinario da Italy assieme a tutti i soci delle chiocciole, cioè di Slow Food, che è rappresentato chiaramente da quelle chiocciole che poi si ritrovano anche nella promozione di quei locali meritevoli di quella attenzione in particolare alla tradizione, in particolare all'informalità che si respira in queste osterie, ai prodotti locali e quindi alla necessità anche di spiegare quelle che sono le peculiarità dei nostri territori. Questo è un valore aggiunto importantissimo sia per la nostra regione, ma soprattutto anche per quell'indotto e quello sviluppo di attività che poi quando arriviamo al tavola abbiamo il prodotto finale, un prodotto anche un po' che ci ricorda quello che cucinavano le nostre nonne, quello che è appunto la tradizione della nostra cucina toscana, e in questo modo noi però riusciamo anche a far sì che tante materie prime non si perdano e vengano ancora prodotte. Quindi è un valore importantissimo che viene finalizzato in un prodotto che è la guida, che invito tutti anche a vedere, a sfogliare, ad acquistare, ma si può anche scaricare un'app, ma si può anche vedere e scaricare dal sito un PDF, perché all'interno di queste storie, di questi locali, si percepisce anche come nascono, perché nascono non soltanto sulla tradizione magari tramandata dalle famiglie, ma nascono anche per una passione che ha avuto l'oste rispetto alla musica, e allora da lì, essendo un appassionato di musica, ha creato la sua osteria, oppure perché aveva un locale all'interno di una struttura storica che ha implementato, magari trasformando quel locale in una osteria di tradizione, di informalità, di tipicità e quindi della nostra Toscana.
Di ottimo risultato per la regione ha parlato Francesco Razzani, coordinatore insieme a Gianmarco Mazzanti di Osterie d'Italia per la Toscana. Un ottimo risultato, un risultato vero, un risultato che migliora ogni anno. Quest'anno abbiamo 20 nuove osterie che sono entrate in guida per la regione toscana, abbiamo avuto 4 nuove chiocciole, quindi il massimo riconoscimento che Slow Food Editore dà alle osterie in Italia, e soprattutto con la nuova categoria di osterie di locali che si chiama locali quotidiani, abbiamo ben 20 nuovi locali quotidiani che possono essere macellerie con cucina, locali più informali, diciamo, dove torniamo al concetto di una persona che va a mangiare un boccone, un calice di vino magari in velocità. Questi locali sono 20 e abbiamo il primato in Italia appunto in questa nuova sezione. La guida Slow Food è una guida molto particolare che si differenzia da tutte le altre, è una guida vera, autentica, fatta di realtà e non di carte false, e quindi fondamentalmente l'autenticità, il sentirsi a casa, ma non a casa propria, a casa di qualcun altro, per evidenziare le diversità e per essere incuriositi da un qualcosa di nuovo, di diverso, e non magari dai soliti cliché che rappresentano la cucina tradizionale. Andrea Lisi, oste di Nonno Cianco, ha sottolineato come il tratto che ci contraddistingue è quello di lavorare nella stragrande maggioranza solo con prodotti del territorio. C'è stato un premio speciale quest'anno dato dalle osterie Slow Food come miglior piatto, come miglior zuppa d'Italia, insieme a altri due ristoranti. La zuppa è una zuppa di legumi con castagne, una slow beans con castagne, che un po' racchiude tutto il nostro territorio, quindi tutte le culture che abbiamo lassù, compresa la regina che è la castagna, fatta poi in una cassetta di cottura, un tipo di cottura molto lenta, non invasiva, un tratto che ci contraddistingue più di tutti, quello di lavorare solamente prodotti del territorio, o quantomeno nella stragrande maggioranza. Lorenzo Ricci, oste dell'Osteria della Biblioteca di Firenze, locale Chiocciolato, e di altri 3 locali segnalati nella guida, si è detto molto fiero dei riconoscimenti. Siamo felicissimi per il premio, per la chiocciola, e siamo felicissimi anche di avere i nostri altri 3 locali segnalati in guida. Oltre a un'osteria, tra le osterie, e 2 locali tra i locali quotidiani, il nuovo inserto della guida, Enoteca Pettigol e Cantina e Enoteca De Giusti. Siamo molto fieri perché per noi l'associazione di Slow Food e la guida in sé ha sempre rappresentato la guida, quella che noi stessi utilizziamo per andare fuori a giro per ristoranti, che secondo noi rappresenta la vera tradizione e la cultura enogastronomica di questo paese. Cerchiamo di fare le cose con passione, cerchiamo sempre di raccontare delle storie, le stesse storie che ci colpiscono anche a noi, raccontiamo di piccoli produttori, raccontiamo di tradizioni che stiamo ahimè perdendo. Abbiamo una proposta gastronomica incentrata sulla tradizione fiorentina, però con un tocco di modernità. Anche Sara Biancalana, del 5° quarto di Camaiore, premiato con la chiocciola e la bottiglia Bere Bene, si è detta molto felice. Siamo stati premiati con la chiocciola Slow Food, la bottiglia e il buon bere, sì, siamo molto felici. L'impatto zero, il recupero, la rigorosa stagionalità. Il nostro menù cambia ogni 3 mesi in base appunto alla stagionalità, si privilegiano quelli che sono i tagli meno conosciuti, soltanto appunto allevamenti etici, e seguire appunto quello che è tutta veramente la filiera della stagionalità vera, quindi dare voce ai piccolissimi produttori. Noi vogliamo solo loro, collaboriamo solo con i piccolissimi. Proponiamo dei piatti antichi come ad esempio il picchiante, che è una cottura in umido di cuore, polmone, sono 2 tagli meravigliosi perché sono ricchi di proteina, è rosso, leggermente piccante, sono 2 consistenze diverse che fanno sì che poi il morso non si annoi. È un piatto antichissimo, o ancora il peposo per esempio.
Questo riconoscimento va a formalizzare la filosofia con cui si sviluppa tutta la nostra cucina e il nostro stile di vita, ha detto Cristian Borchi, oste dell'antica porta di Levante di Vicchio nel Mugello. Un po' non formalizzare quella che è la filosofia con cui si sviluppa tutta la nostra cucina e con cui viviamo, perché per noi è quasi, anzi senza quasi, un lifestyle, insomma, la scelta delle materie prime, delle relazioni con il territorio, con i produttori, che sono fornitori sì, ma la maggior parte amici, insomma. Cosa c'è nel vostro menù? Questo periodo marroni, tartufi, iniziamo ad avere un pochino di tartufi, la fine dei funghi, qualche fungo secco, e poi ora tanta cacciagione, sia da piuma che da pelo, carne in questo momento, poi è arrivato un pochino di freddo per fortuna, quindi si inizia a ritirare fuori le ricette da stufa, insomma, che cuociono in maniera un po' più lunga, con i tagli minori, insomma. Diciamo grande attenzione alla stagionalità e al territorio. Sì, quello indubbiamente, un po' perché noi per tanti anni era un problema anche approvvigionarsi in altre parti, sono relazioni che rimangono e la stagionalità ovvio, perché rimane la qualità, quindi il sapore dell'ingrediente durante la stagione è migliore e poi permette anche una gestione dei costi migliore anche a livello di sostenibilità economica per l'attività.